Stamattina nella chiesa della Madonna del Rosario al Borgo Sassi di Torino per tributare l'ultimo saluto e l'ultimo applauso a Nino De Filippis, il popolare ciclista torinese degli anni 50 e 60, scomparso l'altro giorno dopo una lunga malattia all'età di 78 anni. Nino De Filippis lo chiamavano tutti il CIT, il bambino, un po' per il suo record di precocità a 20 anni, 2 mesi e 15 giorni, vinse per la prima volta la sua prima tappa al Giro d'Italia nel 1952 e un po' per quell'aria scanzonata da eterno ragazzo con cui De Filippis affrontava tutto, dalle corse alla vita. All'interno e all'esterno della chiesa tanti vecchi tifosi di Nino De Filippis, tanti amici e conoscenti, dipendenti del suo pastificio e dei suoi ristoranti, commovente una lettera che gli hanno dedicato, tante persone comuni, in bici e senza, e qualche campione dello sport, il ciclista Italo Ziglioli, il marciatore Maurizio da Milano, il calciatore Renato Zaccarelli, l'uomo più veloce del mondo, Livio Berruti. Un ricordo di Nino De Filippis. È stato un personaggio incredibile, ricco di umanità, di gioia di vivere e soprattutto di amicizia. È un atleta che ha saputo fare l'ecumenico, perché ha raccolto insieme a sé tutti gli altri atleti di ogni specialità, ha dato a tutti la gioia di, non solo di competere, ma soprattutto di vivere insieme in amicizia, in fraternità e col piacere di stare a tavola, perché era un grosso gastronomo ed era uno che, con cui ti trovi subito a tuo agio e che ti dava la possibilità di sentirti a tuo agio immediatamente. Quando nel tiro del 61, del 62, chiedo scusa, arrabbiato perché mamma mia, teoricamente il suo inferiore di grado nella squadra, in una fuga, quelle che si chiamano fughe burla, fughe bidone, prese la maglia rosa, lui lasciò il giro e da Casale fuggì a Torino, inseguito dal fotografo dei figli di Bertazzini. Nella notte si lasciò convincere a ritornare al giro. Ecco, questo non si poteva scrivere allora, adesso è dominio pubblico, anche perché non c'è mai stato astio tra i due, eccetera. Lui voleva soltanto protestare.